che è stato povero, che si è costruito da solo, si interessa del calcio, ama la vita, ama divertirsi. Se fossi nato nell'Arabia Saudita avrei fatto lo sheik. Se fossi nato a Treviso mi sarei chiamato Berlusconi. Se fossi nato a Napoli mi sarei chiamato Berlusconi. Racconta che noi siamo degli apparati pubblici, significa la Film Commission siciliana, l'ISCE di Roma, e poi dopo grazie alla grossa collaborazione di Caracappa con il suo Shark Film Festival abbiamo preso questa opportunità per creare una costola, sarebbe, noi l'abbiamo chiamata la parentesi letteraria, perché all'interno del Shark Film Festival c'è la parte editoriale dell'editoria dedicata alla cinematografia, che può essere potenziata, perché gli americani ovviamente amano molto la fiction e amano moltissimo quello che è l'ambientazione dei romanzi e dei film che vengono poi diffusi negli Stati Uniti, e quindi questa è stata una grossa opportunità. E il miracolo dove è stato? Che noi siamo riusciti a fare questa missione, questi incami, con 5 case editrici e un giornalista in un mese. Usted es Rubén? Vengo parte del signor Fernando. Rubén è tuyo? Jesse Jug. Jesse Jug. Sulle onde delle città invisibili di Calvino, che è pure presente alla fine del film, come la nostra immagine, la città sia la nostra immagine speculare, e quindi attraverso i mutamenti della città, i nostri mutamenti, forse in peggio, ma questo a parere personale, forse è la spinta che poi alla ricerca di questo mondo, capito, che era la nostra identità, la nostra cultura, no, senza nostalgia, però diciamo, il punto di partenza è il deserto di oggi, no? In cui ogni città è quasi uguale, nel senso un ragazzo di Catania vive più o meno come vive un ragazzo in Giappone, un cittadino del Giappone. È il racconto di una giornata di giugno a Roma che coinvolge 4 elementi di una famiglia, ciascuno di loro alle prese con un problema personale più o meno grave, e tutti e 4 alle prese con un grave problema familiare, perché i genitori sono separati e forse si amano ancora. In Africa. Il griot era maestro nell'arte di usare la parola. Il griot era consigliere del re. Ebbene, il figlio del griot era il griot del principe. Nel corso dei secoli abbiamo vissuto così. Dunque, innanzitutto mi sono dedicata prima di tutto alla poesia, poi sono passata al romanzo, ed effettivamente penso che siamo tutti dei poeti all'inizio. Sono diventata ho cominciato a scrivere dei romanzi proprio per parlare dell'amore e anche dell'amore per un paese, per i miei paesi in realtà.
Dopo aver scritto la trilogia, mi sono resa conto delle pene d'amore che le donne dovevano affrontare. Allora, invece di dispensare dei consigli per telefono, ho deciso di scrivere un libro dedicato proprio a questo.